Ciao a tutti, oggi parleremo delle figure musicali. Cosa sono le figure musicali? Le figure musicali sono le forme che le note assumono a seconda della durata del suono e quindi noi ci occuperemo oggi delle prime quattro figure musicali. In realtà sono sette, ma noi ci occupiamo delle prime quattro. La prima figura musicale, quella diciamo che ha il suono più lungo, si chiama semibreve ed è così. Cioè una nota bianca che poi può essere sistemata in qualsiasi punto del pentagramma. Questa nota vale quattro tempi, quattro quarti. Quindi se io dovessi suonarla sul pianoforte, qualsiasi nota io suono, devo contare fino a quattro. Quindi farò 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e così via. Posso fare anche la stessa cosa solamente con una percussione, quindi senza suonare una nota, però dovrò sempre mantenere questo tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e così via. Quindi è la nota più lunga, la figura musicale che dura di più. Poi abbiamo questa figura, questa si chiama minima, quindi è simile. Bianca, però ha un gambetto che può essere sistemato in questo modo o se la nota è scritta in alto sul pentagramma anche in questo modo. Il gambetto può essere in su o in giù. Questa figura vale due tempi, quindi sarà 1, 2, 1, 2, 1, 2 oppure 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quindi vale la metà di quella precedente. Quindi due minime formano una semibreve, perché 1, 2, 3, 4, ok? 2 più 2. Poi abbiamo la terza figura. Questa è simile alla minima, ma si chiama semiminima e vale solo un tempo ed è tutta nera. Si può essere trovata così, si può trovare così o così. Questa vale un tempo solo. Quindi quando suonerò non devo più aspettare, le suono di seguito, una dietro l'altra. 1, 2, 3, 4, perché valgono un tempo ciascuno. E quindi farò 1, 2, 3, 4. Due di queste valgono due semiminime, valgono una minima. Quattro di queste valgono una semibreve. E poi abbiamo l'ultima di cui ci occuperemo oggi, che è questa figura musicale della croma. È simile alla semiminima, ma ha questo uncino. Può essere scritta così oppure così. Se ce n'è due di seguito, o anche quattro di seguito, si possono unire in questo modo. Due di seguito le possiamo trovare anche così o così. E possono essere anche quattro. Questa vale soltanto la metà della semiminima e quindi vale un ottavo. Quindi farò 1, 2, 3 e 4. 1, 4. Quindi sempre più veloci, ok? Perché due crome valgono una semiminima. Ok? Quindi due di queste valgono un tempo. Queste sono le principali figure musicali. Noi poi sistemandole insieme abbiamo il ritmo. Quindi qui ho scritto, vedete qua all'inizio, una figura da quattro tempi, poi una da due, quindi una semibreve, una minima, una semiminima, e poi ho messo delle crome. E io posso tenere questo ritmo e quindi io posso fare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In questo modo io posso formare dei ritmi. Quindi le figure musicali sono molto importanti perché il tempo è importantissimo. A volte diciamo, quando facciamo suonare un pezzo agli allievi, diciamo, non importa se sbaglio una nota, ma mi raccomando, tieni il tempo, perché il tempo prende
per tutti, per chi suona con altri, per chi deve ballare, è la cosa forse più importante. Grazie, ciao.